di Enactus sta proprio in Entrepreneurial Action for Others to Better the World for Us All. E che cosa vuol dire? Vuol dire l'azione imprenditoriale che aiuta noi stessi aiutando gli altri. Quello che ci rappresenta è che siamo una community, una delle piattaforme esperienziali più importanti al mondo. Mi sento parte dello sviluppo delle azioni positive che tutti noi ci dovremmo impegnare a svolgere, insomma, in qualche modo. Noi siamo un bel gruppo di studenti universitari. Io ad esempio sono un fuorisede, quindi sono venuto qui per studiare all'Università del Piemonte Orientale. Si è presentato nel 2017 l'opportunità di Enactus. È iniziata così. Allora mi sono informato, ho visto e da lì ho detto vediamo, collaboriamo, cerchiamo di trovare delle soluzioni, di prendere questi problemi, estrapolarli e cercare di realizzare dei progetti sostenibili, concretizzabili soprattutto e che siano a favore della società, quello è fondamentale. Quello che è stato importante per me è stata la capacità di Enactus di trasformare le idee in qualcosa di concreto, per risolvere dei problemi reali. Venendo dal mondo dell'università, in cui i problemi si affrontano in una certa maniera, in maniera scientifica, mi sono reso conto di quanto fosse necessario traghettare i giovani dall'esperienza universitaria all'esperienza di azienda, di imprenditoria. Ogni anno vengono praticamente presentati i nuovi impatti che sono stati generati, perché questi progetti devono essere sostenibili da un punto di vista ambientale, sociale ed anche economico. Questo sottintende un'etica, ma l'etica è l'ossatura di quello che noi andiamo a creare nel nostro ambiente. Cerchiamo comunque di dare degli input alla società, cerchiamo di farci conoscere dalla società, cerchiamo di far capire anche quello che stiamo facendo. Perché stiamo parlando del nostro futuro, non solo del futuro di Enactus Italia, ma del futuro dell'Italia. Creare un'idea su una necessità reale e costruire tutto lo storytelling intorno a questa idea. C'è un effetto domino, dico sempre, che muovi un tassello e si muove tutto il resto. L'impatto che noi abbiamo sugli altri per poi avere un impatto su noi stessi. E quindi non vivi più soltanto nella tua università, ma vivi in una rete gigantesca in cui le possibilità sono enormi.